È mai capitato che nella vostra classe ci fossero due compagni che festeggiavano il compleanno lo stesso giorno? E se vi dicessi che in realtà non è un evento così raro, mi credereste? Ci vediamo dopo la sigla per discuterne insieme e vi dimostrerò che in realtà non è un evento così raro come può sembrare. Benvenuti in questo nuovo video di fisica in pillole, o dovrei dire matematica. Oggi, infatti, il nostro focus sarà su un paradosso chiamato il paradosso del compleanno. Prima di passare alle dimostrazioni, vediamo cosa dice questo paradosso del compleanno. Immaginiamo di avere un gruppo di persone. Quante persone ci devono essere in quel gruppo affinché la probabilità di avere due membri del gruppo con lo stesso compleanno sia maggiore del 50%? Potrebbe venire da pensare che ci vogliono almeno 100-200 persone, perché ci sono 365 giorni in un anno. E invece no, ne bastano solo 23. Una normale classe con 24 persone è sufficiente affinché la probabilità sia maggiore del 50%. Quindi, se nella vostra classe ci sono due vostri compagni che hanno la stessa data di nascita, non è un evento così raro, anzi, aveva una probabilità del 50% di accadere. Ma com'è possibile tutto questo? Se prendiamo due persone, la probabilità che questi condividano il compleanno è 1 su 365 giorni ed è quindi bassissima, 0,27%. Com'è possibile che la probabilità si alzi al 50% se le persone sono 23? Quando calcoliamo le probabilità in matematica, tendiamo a vedere quali sono le probabilità che un evento non accada, non che accada. Quindi immaginiamo di avere un gruppo di persone e di vedere la probabilità che non condividano lo stesso compleanno. Ora, prendiamo solo due persone. La probabilità che questi non condividano il compleanno è 364 giorni fratto 365. Bastano tutti i giorni tranne quello del compleanno del primo membro. Prendiamo un terzo elemento. La probabilità che questo non condivida il compleanno né con il primo né con il secondo è 363 fratto 365, perché non deve condividere il compleanno né con il primo né con il secondo, quindi ci sono due compleanni, due giorni in meno da poter occupare e otteniamo 363 fratto 365. Ora facciamo questo gioco per tutti gli altri membri, quindi a ogni membro che si aggiunge togliamo un giorno al numeratore. Queste che abbiamo appena visto sono le probabilità dei singoli. Noi vogliamo vedere la probabilità di trovarli nel gruppo. Quindi dobbiamo verificare la probabilità che tutti questi eventi accadano contemporaneamente. Quindi dobbiamo moltiplicare tutte le probabilità che abbiamo ottenuto. Quindi 365 fratto 365 per 364 fratto 365 per 363 fratto 365 e così via. Nel momento in cui nel gruppo ci sono 23 persone, in quel momento la probabilità di non condividere il compleanno sarà del 47,3%. Il che significa che la probabilità di condividere lo stesso compleanno è del 50,7%. E quindi bastano solo 23 persone. Però a questo risultato ci potevamo arrivare anche intuitivamente. Ragioniamo insieme. Abbiamo detto che le probabilità che due persone in un gruppo condividano lo stesso compleanno, se il gruppo è formato da due, è 1 su 365. E se invece consideriamo un gruppo da tre persone? Proviamo a ragionare a coppie. Noi sappiamo che la probabilità di una coppia è 1 su 365. In un gruppo da tre abbiamo già tre coppie, perché abbiamo A. Se il gruppo è formato da A, B e C, avremo la probabilità di A con B, di A con C e di B con C. Se il nostro gruppo è formato da quattro persone, le coppie possibili sono 6. Quindi, per quanto sia bassa la probabilità di una singola coppia di avere lo stesso compleanno, sia bassa, nel momento in cui aumentiamo le coppie possibili, ovviamente la probabilità che una di quelle coppie condivida il compleanno, ovviamente aumenta. È un evento raro, ma non è un evento impossibile, quindi se aumenta il numero di coppie all'interno di un gruppo, aumenterà di conseguenza la probabilità di trovare una coppia che condivida il compleanno. E quante coppie ci sono in un gruppo di 23 persone? In un gruppo di 23 persone ci sono 253 coppie possibili.
senza contare le permutazioni, quindi senza contare i doppioni, quindi A, B, B, A. Sono tantissime. Se aumenta il numero dei componenti di un gruppo, aumenta anche il numero di coppie possibili e di conseguenza aumenta la probabilità di trovare due individui con lo stesso compleanno. Se il gruppo fosse formato da 50 persone, quale sarebbe la probabilità che due individui condividano il compleanno? Se abbiamo un gruppo di 50 persone, la probabilità aumenta fino al 97%. E addirittura se il nostro gruppo è formato da 100 persone, la probabilità aumenta fino al 99,97%. Quasi la certezza. Il paradosso del compleanno non è utile solo in matematica, in realtà è utile anche in informatica. Cosa c'entra il paradosso del compleanno con l'informatica? Adesso lo vediamo. Ma prima di capire a cosa serve, dobbiamo definire una cosa che si chiama funzione di hash. Cosa fa la funzione di hash? La funzione di hash prende un messaggio e lo trasforma in una sequenza di lettere e numeri. La lunghezza di hash è sempre la stessa. La lunghezza del messaggio invece può variare. Ci sono delle caratteristiche che una funzione di hash deve avere, ovviamente, altrimenti non è buona. La funzione di hash deve essere facile, nel senso che deve essere facile trasformare il messaggio nella stringa, cioè nella sequenza di caratteri e numeri. Quello che deve essere difficile deve essere il contrario, cioè deve essere difficile partire dall'hash, da quello che otteniamo dalla funzione di hash, quindi diciamo dalla sequenza di lettere e numeri, al messaggio originale. Immaginiamo di voler hackerare un messaggio. Immaginiamo che l'hash sia lungo n caratteri. Conosciamo l'hash del messaggio che vogliamo creare, ma non conosciamo il messaggio. Quindi che cosa facciamo? Ci mettiamo col nostro computer a generare hash, quindi scriviamo dei messaggi casuali e generiamo l'hash. Una volta generato l'hash, lo confrontiamo con l'hash che vogliamo hackerare. Quindi che cosa facciamo noi? Generiamo messaggi finché non abbiamo una collisione. La collisione è quando corrisponde l'hash del messaggio che ho generato io con l'hash del messaggio che voglio hackerare e che quindi voglio modificare in qualche modo. Nel momento in cui si ha la collisione, ci sono arrivato. Ora vogliamo sapere quanti messaggi devo generare affinché avvenga una collisione. In teoria, se la nostra stringa di hash, quindi se la lunghezza dell'hash è n, devo generare 2 alla n messaggi, in teoria. E invece il nostro paradosso del compleanno ci dà una mano su questo e diminuisce molto di più i tentativi. La prima collisione attesa sarà dopo 2 alla n fratto 2 messaggi, quindi molto più bassa rispetto a 2 alla n. Ma in virtù del paradosso del compleanno, e questo tipo diciamo di hackeraggio a forza bruta prende il nome proprio di attacco del compleanno. Bene, questo era tutto per oggi, noi ci vediamo al prossimo video.